Eccoci, buongiorno, buon lunedì. Allora, cominciamo con la vicenda dei Marò. C'era grande attesa per la decisione della Corte Suprema questa mattina, insomma bisognava capire qual è il capo di imputazione nei confronti dei nostri due fucilieri. Ebbene, la Corte Suprema ha scelto di non scegliere, c'è un rinvio di ulteriori 7 giorni, un'altra settimana. Ci fanno sapere le agenzie che il giudice della Corte Suprema comunque ha posto questo limite, che dovrebbe essere insomma insuperabile, di una settimana per presentare appunto una soluzione sulle modalità di incriminazione dei Marò. In aula c'era anche l'inviato italiano che segue da tempo insomma questa vicenda, Staffan de Mistura, che poco fa ha detto: la pubblica accusa non può più giocare con i tempi. Abbiamo ricordato che ci sono stati 25 rinvii giudiziari senza un pezzo di carta. Prima l'unica linea rossa, dice ancora Staffan de Mistura, era il non utilizzo della sua acta, insomma la legge che prevedeva anche la pena di morte. Ora lo sono diventati anche i ritardi e poi insomma ad ulteriori domande ha detto: vi risponderò lunedì prossimo quando sapremo qualcosa di certo. Quindi un ulteriore rinvio. Saluto Massimiliano Lenzi del Tempo. E comincio da questo argomento, poi parliamo insomma dei fatti della politica italiana che sono tanti e diversi. Il tuo giornale ha lanciato anche una raccolta di firme, no? Sì, abbiamo fatto partire una raccolta di firme che ormai è in pagina già da una settimana, che sta andando molto bene. Hanno aderito Totti, ha aderito un sacco di gente, sportivi, politici, ha aderito lei, ha aderito Renata, quindi la cosa tragica è che, diciamo, ancora una volta la magistratura indiana ha preso una soluzione pilatesca. Mi viene da dire che sta messo peggio della nostra di magistratura, quella indiana. Certo, noi ci siamo mossi in ritardo come Stato, però credo che sia compito di uno Stato che vuole, pretende di essere definito tale, riportare in Italia i Marò. Poi naturalmente le loro responsabilità verranno accertate, però non è possibile che due militari italiani vengano processati e siano appesi da 2 anni a questi rinvii, a questi tira e molla, e che il nostro paese non riesca a battere i pugni sul tavolo e a farsene rimandare. Quindi io mi appello a tutta la politica, PD, PDL, Napolitano, Renzi piuttosto che Berlusconi. Da queste cose, su questa cosa qui c'è in ballo non soltanto la sorte e la vita dei due marinai, delle loro famiglie, delle persone a cui vogliono bene, ma c'è in ballo anche la dignità dell'Italia. Buongiorno a Carlo Teccio del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Peraltro l'altro giorno c'era stata, diciamo, la presa di posizione finalmente anche del Presidente della Commissione Europea Barroso, no? Che ha detto insomma la questione investe anche i rapporti tra Unione Europea e India. Un po' in ritardo, si sono svegliati un po' tutti, diciamo, dalla Commissione Europea, anche utilizzando un altro verbo, anche Napolitano ha deciso poi di mandare una lettera importante. Sì. E noi proprio sul Fatto, non per citare il mio giornale, avevamo spiegato che in questa operazione, lo dice un'inchiesta in Lombardia, c'è una questione ancora più complessa, che è quella degli appalti di Finmeccanica, delle tangenti promesse, delle liste che andavano a colpire importanti famiglie indiane, anche quella di Sonia Gandhi. E quindi è chiaro che c'è stato qualcosa, oltre la libertà dei due Marò, che ha influito nella vicenda. Buongiorno, onorevole Lorenza Bonaccorsi, Partito Democratico. Buongiorno. Renzi che dice sui Marò? Perché vedo che anche oggi su Repubblica parla a tutto campo, insomma, sì, sull'attualità. De Marò non parla. Facciamolo firmare. A parte farlo firmare all'iniziativa del Tempo. Sono d'accordo con quello che diceva Lenzi, ovviamente credo che sia davvero passato troppo tempo e questo ennesimo rinvio è abbastanza inaccettabile. Insomma, si decida, si prende una decisione, non si possono tenere due persone tutto questo tempo senza un giudizio, senza veramente una maniera, siamo veramente al limite della civiltà, e quindi credo che sia necessariamente, e l'azione anche di Staffan de Mistura debba essere risoluta, perché veramente nel giro di 7 giorni si abbia una decisione. Sì, per restare diciamo dalle parti di Renzi, che oggi su Repubblica, per esempio, rispetto al governo, insomma, ripete le cose che sta dicendo come un mantra da tempo, cioè il governo faccia qualcosa e quindi può andare avanti. Secondo lei il governo sta facendo in questo caso qualcosa di forte o no? Dovrebbe fare molto di più? Mi pare che, come abbiamo detto, con un po' di lentezza, perché forse, soprattutto all'inizio, se ci ricordiamo, ci sono stati un po' di pasticci rispetto alle posizioni. Adesso si sta prendendo una linea più risoluta, appunto anche grazie all'intervento di Barroso. Però insomma
il discorso di Renzi è più a tutto campo rispetto al fare le cose del governo. Buongiorno l'onorevole Andrea Romano, di Scelta Civica. Peraltro mi pare che proprio qualche settimana fa Il Tempo pubblicava un'intervista all'ex ministro Terzi, che quando rispedirono i nostri fucilieri in Italia e poi noi li abbiamo per rispettare gli accordi riportati in India, ha detto ci sono state fortissime pressioni da parte di molte lobby che si occupano di commerci e business con l'India, te ce ne citava Finmeccanica, dice c'è stata una forte pressione. Ma io non preferisco non commentare Terzi, se non ricordando che anche Terzi fu responsabile di questa gestione, poi dimettendosi in un modo a mio parere molto deludente. Ma il punto qua che dobbiamo sottolineare è anche l'elemento del nazionalismo indiano. L'India non è un piccolo paese, è un paese grande che tra l'altro ha una grandissima sensazione di sé. È sotto elezioni, quindi siamo nel momento peggiore. Certo, è inaccettabile che questi due militari italiani siano lì da 2 anni. Tuttavia la strada giusta è quella europea avviata da Barroso e anche sottolineata da Napolitano. È chiaro che l'Italia da sola in questo contesto certamente può fare molto, ma il risultato vero lo possiamo ottenere soltanto coinvolgendo l'Unione Europea, perché anche la partita economica che abbiamo con l'India è una partita che riguarda molti partner europei. Tuttavia io credo che, avviato il percorso europeo, davvero non possano passare altre settimane in questa situazione. Buongiorno Renata Polverini di Forza Italia, ma ovviamente adesso sentendo anche il suo parere, ma dovevamo rispedirli in India o è stato un errore clamoroso quello? Ma guardi, io le dico con molta sincerità che probabilmente in quel momento nessun italiano pensava veramente che il governo li avrebbe rimandati in India, perlomeno non lo pensavo io e tante persone con le quali mi sono confrontata in quei momenti. Sicuramente è stata una partita, chiamiamola così, giocata su interessi diversi da quelli probabilmente che investono la vita giudiziaria dei nostri due marò. Ci siamo svegliati tardi. Nel frattempo non è stata soltanto l'India in campagna elettorale, ma ci siamo stati noi in una campagna elettorale permanente e troppo spesso ci dimentichiamo di problemi reali come quelli che hanno investito i due marò. Va detto che Il Tempo è stato l'unico giornale che ha inteso riprendere con forza questa discussione, è stato l'unico che ha anche dal punto di vista dell'immagine ridato centralità ai nostri marò con uno striscione che campeggia a Palazzo Chigi. Ricordo che fino a qualche mese fa in tutte le istituzioni c'erano le immagini dei nostri marò, poi o per un motivo o per un altro le abbiamo in qualche modo rimesse nei cassetti, quasi prendendo atto del fatto che non potevamo fare nulla di più. L'Europa l'abbiamo coinvolta troppo tardi, per fortuna adesso c'è e devo dire grazie anche ad una delegazione di parlamentari che si è recata in India la scorsa settimana, l'attenzione adesso è di nuovo forte e soprattutto è un'attenzione che arriva anche da altre parti del mondo. Mi auguro che ancora una volta non riscenda il sipario su questa vicenda e si prenda una decisione reale e concreta con l'Unione Europea, senza l'Unione Europea, perché poi alla fine l'Italia dovrà anche in uno scatto d'orgoglio dimostrare che è un paese che tiene ai suoi cittadini, per tanto più se sono militari. Ecco, speriamo che sia la volta buona. Stamattina, come ricordava lei, abbiamo avuto ancora un rinvio, aspetteremo un'altra settimana, però credo che di tempo ne è passato veramente troppo. Ma in questa vicenda... No. Sa cos'è che fa rabbia Pancani? Sentivo Romano diceva con l'Europa si può riuscire in questa operazione, ma noi crediamo veramente che se fosse capitata una cosa simile alla Francia e alla Germania si sarebbero mossi in sede europea, si sarebbero mossi come stati nazionali prima di tutto. Alla la tragedia italiana è questa: noi abbiamo accettato una nostra retrocessione internazionale. Io eviterei di fare propaganda, anche editoriale sulla pelle di due marò. No, mi scusi, mi faccia dire. Io eviterei di fare propaganda anche editoriale su due militari. Quindi lei diceva la Francia e la Germania sono paesi come l'Italia che rispettano i trattati internazionali. Però l'Italia, per rispondere all'onorevole Polverini, se l'Italia non avesse rispedito i due marò avrebbe violato un trattato internazionale. Quindi l'Italia, come la Francia e la Germania, è un paese serio, normale,
che rispetta i trattati internazionali. Quelli che non, sta rispettando sono gli indiani. Noi non siamo. Ho capito, invadiamo allora l'India. Domani abbiamo una... No, non ce ne freghiamo affatto. Guardi, che stanno lì. Guardi, parlamentari di Scelta Civica erano in quella delegazione. Certo, come lei sa meglio di me, quei parlamentari sono stati completamente snobbati dagli indiani. Sì. Un paese serio, esatto, un paese serio come l'Italia si muove così con i canali diplomatici, facendo pressioni economiche e usando gli strumenti europei che sono gli strumenti principali che abbiamo. Quindi non facciamo, ma lo dico con rispetto della propaganda, non facciamo propaganda sulla pelle di questi due militari, studiamo il percorso più efficace per riportarli a casa. Punto. Anche perché c'è la pena di morte in India, quindi noi li potevamo tenere in virtù del fatto che non mandiamo due nostri cittadini in un paese dove c'è una pena di morte. In sottofondo c'è quale discorso? Cioè questo paese è la credibilità del paese, poi forse, ed è anche la forza che abbiamo, diciamo, oltre confine, cioè ce l'abbiamo questa forza, al di là adesso dei casi specifici che si citavano. La nostra credibilità è una credibilità che negli ultimi anni è stata molto indebolita dai fallimenti della politica, ma anche dalla nostra situazione economica, questo è evidente. Casi come questo sono casi che stimolano anche sentimenti naturali nel nostro paese. Sono due militari, per quanto fossero militari, lo dobbiamo ricordare, che erano in funzione di servizio di una compagnia privata, e poi dobbiamo accertare cos'è accaduto. Quindi, insomma, io sono il primo che difende i militari quando devono essere difesi, tuttavia in questo caso dobbiamo accertare le responsabilità, ma il punto fondamentale è riportare l'India a rispettare i trattati internazionali. Questi due militari non possono essere oggetto di vicende politiche indiane, anche del peggiore nazionalismo indiano. Detto questo, siccome l'Italia è un paese, lo voglio ripetere, un paese dell'Unione Europea, un paese serio che rispetta i trattati internazionali, questo è il percorso da seguire. E credo che ragionevolmente attraverso i canali nazionali, Staffan de Mistura lì, la nostra diplomazia, e i canali europei, l'obiettivo potrà essere raggiunto. Col senno di poi, è chiaro, la domanda, non dovevamo rimandarli indietro? Io voglio ripeterlo a costo di essere noioso. Noi siamo un paese che queste cose non le fa, non prende un impegno e poi non lo rispetta, perché queste cose le lasciamo fare ad altri paesi. Ma adesso che facciamo? In buon ordine aspettiamo un'altra settimana? No, non aspettiamo un'altra settimana. È avviato un percorso europeo. Barroso non è un funzionario qualunque dell'Unione Europea. La posizione presa dal Presidente della Commissione Europea al più alto livello è evidentemente un elemento di pressione molto forte sugli indiani. La nostra diplomazia è coinvolta. Sono state anche ipotizzate sanzioni di carattere economico. Io credo che l'India, con tutto l'elemento del nazionalismo, con tutta la situazione politica confusa nella quale è, non vorrà arrivare al punto da proseguire oltre una situazione che è già diventata scandalosa. Oltre due anni certamente non possiamo andare. Cioè due anni è un tempo giusto? No, non ho affatto detto che è un tempo giusto. Ho detto prima, poco fa, che è un tempo scandaloso, ma è evidente che oltre questi due anni non potremo andare, credo. Intanto De Mistura ha detto che aspettiamo lunedì, poi sì, nel frattempo vediamo, sì, esatto, nelle dichiarazioni questo lunedì, questo 3 è uno stillicidio, invece si era detto no, questa è l'ultima chance. Cioè è vergognoso che in Italia ci siano detenuti in attesa di giudizio da mesi e da anni, altrettanto vergognoso se lo fa in India, è vergognoso verso due marinai italiani. Poi io capisco che l'Italia è diventato un paese dove a provare a essere un minimo nazionalisti viene accusato subito di propaganda. È la nostra tragedia, questa è la nostra tragedia. Io sono patriottico, non nazionalista, guardi, sono uno che ama moltissimo l'Italia, ma il proprio paese, però poi c'è il nazionalismo, c'è lo sciovinismo, c'è il patriottismo. Io amo il mio paese e voglio che il mio paese sia rispettato e lavoro per questo. Poi per carità, uno ha anche il diritto di essere nazionalista, ma lei lo sa, i nazionalismi poi bisogna vedere a cosa portano, perché se portano a fare grandissime manifestazioni, sventoli di bandiere, che è la bandiera che io amo, come certamente quelli che sono tutti a questo tavolo. Quale obiettivo ci dobbiamo porre? Il ritorno a casa dei Marò? Il rispetto delle regole. In tempi però certi la celebrazione del nazionalismo italiano. Non credo che questo sia un obiettivo che serve alla salute dei due Marò, alla salute delle loro famiglie e all'obiettivo di riportarli a casa. Perché non è che le regole valgono solo per qualcuno, le regole valgono per tutti, quindi bisogna rispettare le regole. E adesso, diciamo, per chiudere questa parentesi iniziale di Cade Marò, che cosa vi hanno raccontato i vostri colleghi parlamentari che sono stati in India? Cioè, i Marò come vivono questa situazione, questi due militari? Andrea Causin, il nostro parlamentare, è stato in India insieme ad altri colleghi di questa delegazione, ci ha raccontato due persone molto provate, molto provate. E anche, come dicevo prima, la cosa che lo ha sorpreso, ma certamente anche gli altri colleghi di più, è stato il completo isolamento nel quale questa missione si è mossa in India. Cioè nessun parlamentare indiano ha voluto incontrarli, non solo nessun rappresentante del governo, ma nessun politico indiano ha voluto mettere la mano su una questione che evidentemente, come è chiaro, Scott e quindi nessuno si vuole prendere, è anche un sintomo di, cioè, dobbiamo cercare di comprendere
condannando naturalmente l'atmosfera politica che c'è in India su questa faccenda. Nessuno si prende. Detto questo, gli strumenti sono, anche la missione che è stata organizzata in India è stata una buona idea, certamente, anche per far presente che tutta la politica, non solo il governo ma anche il Parlamento, diciamo, per rincuorare un po' i nostri militari, più che altro farli sentire che... diciamo che c'era la necessità comunque di far sentire due ragazzi che c'è un paese che in qualche modo si occupa di loro, quindi c'è stata questa idea delle due commissioni, Senato e Camera, anzi quattro perché erano giustizia e difesa, che si sono recate lì. Naturalmente i due Marò hanno apprezzato molto, questo va detto, l'incontro con i nostri colleghi, perché hanno sentito il paese vicino. Sicuramente avranno apprezzato ancora di più la telefonata del presidente Napolitano, sì, che mi permetto di dire forse anche quella poteva essere un pochino più tempestiva, esatto. Dopodiché io li ho incontrati quando tornarono al Natale di un anno fa, e già allora comunque erano sicuramente provati, ma almeno per le poche parole che ci ho scambiato, io non credo loro immaginassero di dover stare un altro anno in India. Cioè, veramente un tempo incredibile. Tra l'altro questi sono ragazzi giovani, uno credo abbia anche dei figli, quindi nel frattempo crescono. Io mi auguro veramente che questa posizione di Barroso, perché a questo punto, visto che l'Italia da sola non ce l'ha fatta, possa in qualche modo ridare una speranza a loro e la dignità al nostro paese, perché di questo non ce ne dobbiamo dimenticare, al di là del fatto che i politici indiani abbiano voluto incontrare i nostri colleghi eccetera. C'è un paese che sta perdendo sul piano internazionale la dignità, a maggior ragione se inseriamo quegli elementi di natura economica che naturalmente alle persone normali risultano incomprensibili rispetto alla dignità di un paese e alla necessità di giustizia per il Due Marò, al di là di quello che poi ovviamente sarà il verdetto dal punto di vista giudiziario. Mi viene da chiedere, in un'altra fase o con un altro Presidente del Consiglio la vicenda sarebbe stata gestita diversamente? Guardi, questo non lo so, sicuramente prima lei ha fatto una domanda e non ho avuto modo di rispondere. Io non so se nel nostro Paese con un altro Presidente del Consiglio ed una sensibilità diversa avremmo ottenuto dei risultati in tempi minori. Sicuramente immagino che se i due Marò fossero stati tedeschi o francesi, la reazione dei due stati sarebbe stata sicuramente diversa. Forse è il rapporto con l'Europa, con il resto del mondo, che ci vede sempre un po' in una situazione di subalternità. Purtroppo questo è l'immagine. Non è che Francia e Germania, solo a citare gli esempi, non li avrebbero c'erano degli accordi, non li avrebbero Ma sicuramente avrebbero reagito in maniera italiano molto più forte, non questo avrebbero atteso italiano, due anni. No? Cioè, non si tratta di propaganda, questo è il declino italiano sul piano internazionale. La Francia in Africa sta facendo come gli pare, Hollande ne ha combinate di tutti i colori, nessuno gli dice nulla. Ci sono dei paesi che stanno in Europa, seguono le regole, ma per interessi nazionali si muovono ancora come stati nazionali. Altri come noi che si sentono talmente deboli che si agganciano sempre all'Europa. È dai tempi di Prodi che l'Europa, il miracolo di Berlusconi era il miracolo italiano, il miracolo di Prodi era il miracolo dell'euro. E siamo ridotti così. Che c'è nella Romana? Non voglio polemizzare, però davvero, cioè io a proposito di nazionalismo, no? Il nazionalismo che denigra il proprio paese è uno strano nazionalismo. Cioè, ma io non denigro, dico è un declino, non sto denigrando, ma veramente sono obiettivo, io non voglio fare polemiche davvero, però guardi, io le dico quello che vedo io credo che l'Italia fuori dall'Europa, possiamo anche dirlo, usciamo dall'Europa, basta con l'euro, lo dice, no ma non è, lo dice anche Grillo, no? Diciamo, abbiamo tanti antieuropeismi, sa dove andiamo a finire? Andiamo a finire nell'isolamento. Ci sono paesi in Europa che lo fanno, tipo l'Ungheria è un paese che ha riscoperto nazionalismo, ora non so se lei si troverebbe bene in Ungheria, però certamente è un paese che rischia di essere isolato e rischia di avere pesantissime conseguenze sui propri cittadini. Allora io penso che l'interesse nazionale italiano lo difendiamo meglio, al di là della vicenda dei Marò, se spieghiamo bene qual è la nostra posizione europea e se difendiamo il nostro diritto di alzare la voce in Europa. Fuori dall'Europa il nostro interesse nazionale sarebbe devastato con conseguenze gravissime sulla vita materiale dei cittadini italiani. Io quindi qualunque argomentazione contro l'Europa, pur dovendo noi avere il diritto di criticare l'Europa, qualunque idea, qualunque sollecitazione a uscire dall'Europa, è un danno che facciamo agli italiani. Io ho detto semplicemente che un paese, deve avere una politica estera, e la sua politica estera non può essere solo quella europea. Poi se lui mi paragona all'Ungheria, che ha avuto il comunismo fino all'89. Buon accordo, ho visto. Diciamo che sono d'accordo con Romano, nel senso che interverrei in questa vicenda
con ancora più forza grazie all'Europa. Esattamente questo è il meccanismo a cui dobbiamo andare, non il contrario, mi permetto di dire. Sto dicendo di non usare l'Europa. No, dalle tue parole sembrava. Sto dicendo che noi siamo talmente deboli che se non c'è l'Europa come Stato nazionale non siamo in grado neanche di far ricevere i nostri parlamentari. No, esattamente il contrario, indiani. Perché siamo talmente consapevoli dell'importanza di muoversi con il sistema europeo che ci vogliamo muovere con il sistema in un sistema anni. Europeo. Questo è il concetto. Famoso per la velocità il sistema europeo, no? Quello è un altro discorso e lo possiamo aprire quando vuoi, è un altro discorso, assolutamente. Vabbè, poi vedremo se più tardi ci dovesse essere qualche reazione, diciamo, oltre alle parole di Staffan da Mistura, che sono molto importanti, qualche altra reazione, diciamo, istituzionale. Volevo ricoinvolgere Carlo Tecce, no? Veniamo, diciamo, ci sono tre fatti, insomma, a volerli riassumere un pochino in maniera... pratica, no? C'è questo scontro feroce tra la Presidente Boldrini e il Movimento 5 Stelle, c'è Squinzi che ieri, rivolgendosi insomma a Letta, al governo, ha detto qui si sta facendo molto poco, se continuano così le cose è meglio andare a votare, e poi c'è Renzi che oggi per esempio su Repubblica insomma ribatte su alcune cose diciamo abbastanza note, non ci sono clamorose rivelazioni, e per esempio sul fronte del governo dice benissimo, può andare avanti anche fino alla fine della legislatura, aggiungo beato chi ci crede, fino al 2018, se il governo farà qualcosa, io non mi occupo di rimpasto, e qualcuno non tiri fuori l'alibi del PD, cosa vuol fare il PD, insomma, rivolgendosi a Letta ovviamente. Io vorrei partire però dallo scontro Boldrini-Movimento 5 Stelle, ma facciamo così, lo facciamo dopo la pubblicità, vabbè, così abbiamo tutto così il tempo di argomentare. Pubblicità. Pronto? Sì, ciao, come stai? Lo so, ho visto ieri, incredibile, pure Loredana, povera. Ma lo so, ma queste cose succedono quando prendi e metti dentro gente che è ipocrita. Non offenda. Ma che c'hai, la Boldrini, sei in aula? Sì, te stavo a dire, quando prendi e c'hai persone che vengono elette, ci abbiamo pure le veline. Lei non può usare toni offensivi. Io te devo richiamare dopo, sta qua. Sì, che ne so, mo io lo chiedo. Laura, via davanti, va, ciao. Sì, però Laura mi devi fare un favore, con questa maglietta non sei credibile. Te lo sei portato il cambio? Senti, io esco perché te sei, che donne, lo so come sei tutta quanta precisa, e se poi te vedo che te spogli non è il massimo, te cambi te? Va bene, dai, a posto, Hai fatto? A posto. Sì, vabbè, però questa nera togliamola dalla radio, dai, brava, ok. Mo te ritrovo, ma te si addice... Ma ti rendi conto che sei stata la prima della storia della Repubblica che ha usato la ghigliottina alla Camera? Poi per un decreto che regalava i soldi alle banche. Ah, perché c'erano i Renzi e Berlusconi che avevano messo lo sbarramento all'8%. E così adesso te l'hanno abbassato al 4,5%. Ho capito, però Sel mo si arriva all'1% è tanto, Ma mo non chiamate più Sel. Com'è che vi chiamate adesso alle prossime elezioni? Segge? E che è? Una pratica? Ah, sinistra e ghigliottina. Figo. Lo stemma com'è? Ah, la ghigliottina è l'operaio che gli tranciano la testa. Bello, mi pare, e dietro c'è la banca. Bello, mi piace. Qual è l'altro motivo? Dai, dimmelo, va. Tanto non c'è lo streaming, vai tranquilla. Ah, che non avevate un altro... Allora, questa è una parte di questo video contestatissimo che era sul blog di Beppe Grillo e che poi si è prestata a commenti di ogni tipo. Ieri la Presidente della Camera Boldrini, ospite di Fazio, ha detto che insomma si tratta di un attacco eversivo e che ha aggiunto anche diciamo sul blog di Grillo, in questo caso insomma ci sono stati dei potenziali, hanno replicato, risposto ai potenziali stupratori e questa è istigazione alla violenza. Dall'altra parte ci sono state varie repliche, tra cui quella che la Boldrini non è più super partes e che si deve dimettere. Allora Tecce, diciamo, partiamo dal fatto che Grillo, va bene, ha l'odio per il palazzo, il disprezzo per la politica e i politici, per la stampa, insomma, e poi il campionario è vasto, ma ha superato il limite o no? Ha superato il limite e l'ha fatto con consapevolezza. Il video che abbiamo visto è ridicolo e patetico e loro lo sanno benissimo, c'è Grillo e Casaleggio, che tra l'altro abbiamo un partito, il terzo partito, il secondo partito italiano che ha
un guru inesistente, cioè, mai visto, mai conosciuto, mai sentito, eppure è determinante. Quando viene a Roma, e noi stessi giornalisti abbiamo delle colpe, sì, lo accogliamo, lo cerchiamo come se fosse un messia, ma è assolutamente oscura la sua posizione all'interno del Movimento 5 Stelle. Detto questo, il Movimento 5 Stelle non è neanche, sembra, sbaglia, interessato a individuare quelle cose che non vanno e che ci riesce, perché nel merito della questione il decreto IMU Banca Italia era un decreto molto discutibile, sia perché riuniva due temi, due tematiche diverse, sia perché la rivalutazione delle quote di Banca Italia è la sintesi perfetta, l'epitaffio di questo governo che si prende qualche spicciolo nell'immediato e fa un grande regalo alle banche dando gran parte del prossimo patrimonio nei prossimi anni. Detto questo, il Movimento 5 Stelle, e noi non ce ne stiamo quasi accorgendo, sta facendo la stessa rivoluzione culturale che ha fatto Berlusconi. Ad esempio, Berlusconi aveva cercato e pensato di veicolare il messaggio del successo facile, della ricchezza, del lusso, delle regole che davano fastidio. Il Movimento 5 Stelle, con un nuovo strumento che è Internet, ha dimostrato che la politica la possono fare chiunque, non è soltanto la politica, e quindi utilizzano anche operazioni e fanno anche critiche, utilizzano anche maniere così di ostruzionismo oltre quello che si è sempre visto nella storia della Repubblica Italiana, perché lo fanno come lo farebbe qualsiasi altro cittadino. Hanno cercato di, e ieri la Boldrini lo diceva bene, anche a volte esagerando, hanno cercato, e lo stanno facendo recentemente, di distruggere il valore delle istituzioni, andando a coprire un'area di consenso molto vasta. Però la domanda è anche un'altra: il Movimento 5 Stelle è un sintomo, non è la causa della malattia, e soprattutto, purtroppo loro non vogliono essere, non sono il medicinale che guarisce dalla malattia. Sì, ma questo atteggiamento di delegittimare tutto, tutti, diciamo, di frantumare le istituzioni, poi dove porta? Secondo loro porta al 51%, non porta a nulla, nulla di concreto, loro non sono interessati, sembra, da come si comportano, perché i singoli parlamentari lo sono, si impegnano, studiano, cioè nel senso fanno attività parlamentare, ma Grillo non sembra interessato all'obiettivo. L'obiettivo del decreto IMU Banca Italia, per come si è sviluppata la cosa, non sembra nemmeno bloccare il decreto Banca Italia, che comunque, come vi ho spiegato, era un problema per il Movimento 5 Stelle e anche per altri partiti, anche per il PD. Alla fine è sembrato che il Movimento 5 Stelle ha cercato una nuova ribalta mentre andava. Però, scusa, no, per capire una cosa, perché il tuo giornale poi ha sostenuto, insomma, e continua a sostenere il Movimento 5 Stelle. Secondo te, comunque, è stata una protesta oltre il limite, questa, cioè un boomerang per il Movimento 5 Stelle, o no? Questo non ho capito. Il Movimento 5 Stelle utilizza spesso luoghi comuni, è un luogo comune dire che il Fatto Quotidiano sostiene il Movimento 5 Stelle. Tant'è vero, la mia impressione sbagliata. Tant'è vero che ieri c'era un editoriale in prima pagina che diceva che il video di Grillo è stato demenziale, non ricordo cosa, insomma. Il Fatto Quotidiano ha cercato di raccontare il Movimento 5 Stelle perché nessuno l'ha fatto e molti l'hanno sottovalutato. Non ci siamo accorti di nulla, non ci siamo pentiti di nulla, perché raccontando i fatti. Oggi c'è, no, cito soltanto che oggi voi intervistate il vicepresidente della Camera Di Maio, che dice: ci scusiamo, è colpa dei soliti cretini quello che è successo. però ecco, insomma, questa dice è un'altra anche cosa insopportabile. Questa è un'altra cosa insopportabile di Grillo e dei 5 Stelle, perché prima creano queste situazioni e poi dicono è la rete che lo fa, che non lo dice. Purtroppo ne devono essere consapevoli, devono essere responsabili. Hanno creato su internet, ma anche in mezzo alla strada, hanno dato la possibilità di esprimersi a quel mondo di odio e di violenza verbale. Parliamo solo di violenza verbale, assolutamente. Scusami. Ecco, perché questo è l'altro elemento. C'è un problema enorme da questo punto di vista culturale, perché questa roba che è venuta fuori in questi giorni, quelle parole ignobili che sono state prima rivolte alle parlamentari e poi sulla rete, sono di una matrice culturale sessista pesantissima. Questa cosa non è da sottovalutare, Carlo. Adesso io non sono una di quelle fissate con le questioni ma sinceramente il video della Boldrini era ovviamente sulla Boldrini. No, attenzione, perché siamo precisi.
Il video è stato postato sul post di Grillo con la domanda: cosa fareste? Era la domanda, ovviamente. Sì, era la domanda. Il video in sé non era, il video non era allusivo, la domanda era abbastanza esplicita. La domanda era più che allusiva. Portava in una maniera indecente all'allusività. Al commento, diciamo, quindi, poi alla reazione. Non va sottovalutata questa cosa. Quindi è portata proprio lì la domanda a un attacco sessista con una matrice culturale maschilista orrenda. Orrenda che va assolutamente, davvero va assolutamente condannata, in una maniera orrenda. E ha fatto bene, mi dispiace, la Boldrini a replicare in quel modo. Perché non si può parlare di stupro e di cose del genere in maniera così leggera. Perché è una cosa veramente che va al di là di ogni cosa. E lo dico da donna innanzitutto, perché credo che non ci si possa veramente rivolgere con queste parole soltanto nel pensiero a chi quelle cose le ha subite. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo dire Renata Polverini su questo. Ma io penso che noi abbiamo un po' sottovalutato alcuni atteggiamenti del Movimento 5 Stelle e quasi sempre dei soliti noti in aula. E in questo la Boldrini, non dico che ha sbagliato, però in qualche modo ha reagito con meno durezza di quanta durezza invece a volte si utilizza per altri parlamentari, in particolare della Lega. Ricordo che all'inizio della legislatura un parlamentare fu espulso dall'aula proprio dal vicepresidente del Movimento 5 Stelle, e anche rispetto a interventi in aula, come dire, quantomeno fantasiosi, si reagisce in maniera diversa. Forse, e questo a giustificazione della Presidenza, perché magari ci si aspetta da un parlamentare che ha più legislature o comunque viene da un movimento o da un partito che ha una storia più importante, un comportamento diverso da persone che arrivano adesso per la prima volta in aula. Però è indubbio che l'aver concesso forse parole pesanti nei confronti anche in aula, ricordiamo la scorsa settimana c'è stato un attacco molto violento da parte di un parlamentare rivolto alla mia collega Mara Carfagna, e anche lì sì, abbiamo reagito, ma insomma un po' con non dico con leggerezza, ma mai immaginando che si potesse arrivare a questa situazione. Dopodiché, secondo me, c'è un fatto. Grillo ha la necessità di avere questi gruppi parlamentari sempre, a sua disposizione, nel senso chiaramente politico e movimentista del termine. Quando c'è un momento di tranquillità, cioè quando i parlamentari lavorano, perché poi lavorano anche, c'è da dire che c'è una platea molto vasta all'interno del Movimento 5 Stelle, ci sono persone che collaborano nelle commissioni, che hanno comportamenti anche in aula politico-istituzionali corretti, cioè quando c'è un momento di stanca evidentemente lui li richiama all'ordine, tra virgolette, perché ha bisogno di recuperare quella centralità che è semplicemente il frutto del suo elettorato, cioè lui ha bisogno di essere contro, perché non riesce evidentemente a raccogliere un consenso se in qualche modo porta a casa dei provvedimenti. Dopodiché, dal mio punto di vista, anche il governo deve fare i conti con queste cose, perché non si può portare un decreto come quello che abbiamo visto, perché io condivido, ciò che è stato detto rispetto al fatto che non puoi legare due provvedimenti così diversi fra di loro, ma semplicemente perché hai la necessità probabilmente di fare un regalo alle banche e devi poter dire chi blocca quel provvedimento vuole far pagare la seconda rata dell'IMU agli italiani, perché poi il messaggio Voi non avete contestato contro quel provvedimento assaltando i banchi del governo, scusatemi, fatemi finire perché io non interrompo mai. Dico semplicemente che avendo quella tipologia di movimento all'interno della Camera, a maggior ragione occorre fare attenzione sui provvedimenti che si portano in aula, perché poi c'è una opposizione responsabile come la nostra. Abbiamo detto, a noi non piace quello che state facendo a Banca Italia, con la Banca d'Italia, non ci piace il regalo che fate alle banche, non ci piace nemmeno il metodo rispetto all'IMU, perché è evidente che la confusione ha regnato in questi mesi sovrana, però è evidente che abbiamo fatto l'opposizione con gli strumenti che abbiamo. Da lì siamo arrivati a quello che poi abbiamo visto in aula, che ha portato a
ciò che, come prima veniva addirittura chiamato, no? C'è, diciamo, questa... Io voglio dire una cosa e concludo. Io penso che in questo paese, anche a causa di Grillo, le donne stanno facendo un passo indietro rispetto però a esageriamo. No, è così. È così, perché c'è un ritorno ad un atteggiamento che va D'Ambrosio, sempre contro gesto. Le donne, anche rispetto ai leader del movimento, emerge mai una figura femminile. No, però io voglio capire anche una cosa, Romano. Della figura femminile. Però dividiamo le due cose, nel merito e nella forma. Sì, difatti è quello la che questione, volevo sapere. La Cagnara che è stata messa in piedi quella sera in aula è stata fatta perché il giorno dopo c'era comunque la notizia che dell'accordo della legge elettorale. Per offuscare quella cosa, perché nel momento in cui le cose si fanno, il Movimento 5 Stelle si sgretola, quindi per offuscare i titoli dei giornali, loro hanno fatto quella Cagnara. Ma quindi è stata voluta questa... La questione banchitaria è importante. Romano, scusate. Entrare nel merito della questione del decreto IMU bancario. Sì, certo, il merito del decreto è un'altra cosa. Perché nel momento in cui si fanno le cose, il Movimento 5 Stelle non ha più l'acqua dove sguazzare e nuotare. Voglio chiedere a Romano una cosa, poi ovviamente mi dirà quello che pensa di tutto questo, ma Letta ha detto l'altro giorno questi atteggiamenti hanno violato la democrazia. E questo io voglio partire da qui. Certamente è anche questo, cioè non è permesso, non è possibile immaginare che nel Parlamento italiano si facciano i cortei interni che facevamo al liceo. Questa cosa, quello è il Parlamento italiano. Non noi che siamo qua, tutti noi, anche i grillini rappresentano il popolo italiano. Il Parlamento è un luogo nel quale si va a fare le leggi, si va a lavorare, cioè non si fanno i cortei interni, non si blocca il lavoro delle commissioni, non si blocca il lavoro dell'aula. Queste cose le fanno coloro che non accettano la democrazia, quindi c'è un elemento antidemocratico nel Movimento 5 Stelle che a me fa molta paura, perché questa cosa l'ho già vista nella storia del Novecento, l'abbiamo già vista. Detto questo, senza drammatizzare, il punto dei 5 Stelle è che loro puntano a che la situazione rimanga quella del tanto peggio, tanto meglio, cioè che non succeda mai niente, perché... Diceva giustamente la Polverini, il decreto IMU Banca Italia aveva mille pecche, noi ci siamo battuti perché cambiasse, però ora era il decreto IMU Banca Italia, vi ricordate quando avevano occupato i tetti della Camera? Era contro l'avvio della procedura di cambiamento della legge elettorale. L'argomento è a prescindere, come direbbe Totò, cioè i grillini ogni giorno, ogni settimana devono fare qualcosa, perché la loro ragion d'essere, sbagliando, perché secondo me sbagliano, è che il Parlamento non faccia nulla. Perché il voto che hanno ricevuto non è di questo tipo. Loro sono stati votati certamente dagli italiani che volevano che le cose migliorassero. Però io devo anche posso usare questo tema anche dagli italiani incazzati. Ma certo, italiani arrabbiati, incazzati. No. Arrabbiati ma deludi dai propri partiti, ma anche persone che volevano che le cose migliorassero. Non persone che vogliono stuprare le donne, non persone che vogliono che il Parlamento venga chiuso. Non sono quelli gli italiani che hanno dato il voto al 5 Stelle. Però i grillini, soprattutto Grillo, e aggiungo Casaleggio, perché è una cosa curiosa che un movimento che ha così tanti parlamentari venga teleguidato da due signori che non hanno nemmeno il coraggio di venire. La protesta dell'altro giorno in aula, quella insomma clamorosa, l'attacco ai banchi e al governo, eccetera, è stata secondo lei teleguidata? Ma certamente. Non è stata una cosa estemporanea? Ma assolutamente no, quelli sono rientrati in aula e quando hanno capito, perché io ero in capigruppo, abbiamo deciso di, la Boldrini ci ha comunicato la tagliola, che è certamente una violazione, però possiamo dirlo. Guardate che il regolamento che è stato, loro usano i grillini, una falla nel regolamento, che è una cosa clamorosa. Cioè perché dicono che il regolamento non lo prevede questo. No, prevede la possibilità di fare, ma il regolamento lo stiamo cambiando perché il Parlamento funzioni meglio e perché adotti meglio le leggi. Comunque siamo tornati in aula dopo la capigruppo e era già stato dato l'ordine di fare quello che è stato fatto. Quindi loro vogliono essenzialmente bloccare il Parlamento. Abbiamo discusso tre giorni, questo, non è che non abbiamo discusso. Detto tre questo, giorni siamo stati fermi su quel Detto su questo, quel io devo ancora aspettare, una proposta dei grillini su cui confrontarmi, perché non ho ancora sentita una proposta di legge seria su cui ragionare, perché il loro lavoro parlamentare finora è stato quello di bloccare tutto, tanto peggio, tanto meglio. Io credo che i loro elettori non volessero questo, quindi, e si vede anche nelle elezioni regionali. I grillini nelle elezioni regionali stanno precipitando ogni volta che si torna al voto. Però i sondaggi li danno ancora, insomma, molto consistenti. Li danno ancora, ma lo dobbiamo vedere se li danno ancora. Fai uscire dal coro Pancani. Sì, no, per uscire dal coro però dico anche un'altra cosa io, poi ovviamente... Cioè, faranno il Vietnam parlamentare, ma non faranno niente. Anche i radicali facevano il Vietnam, anche la Lega faceva il Vietnam. Però erano partiti che avevano un obiettivo politico. La Lega, la Padania, i radicali... Però possiamo dire, voglio fare il difensore dei grillini così. Possiamo dire che però con la loro arrivo, con la loro comparsa, con la
loro consistenza anche politica, hanno imposto però delle cose alla politica. Allora, io penso che loro abbiano un grande potenziale di rinnovamento della politica. Penso che avrebbero potuto essere e potrebbero ancora essere un fattore di innovazione, però dipende da loro, dai ragazzi che io ho accanto anche fisicamente. Sì. Sono certamente brave persone e vorrebbero farle le cose, però purtroppo la missione politica che ricevono ogni giorno è la missione di far saltare tutto, perché se non salta tutto, Grillo in fondo perde la sua consistenza. Se le cose si fanno, come diceva la Bonaccorti, se noi riusciamo a fare legge elettorale, riforma del mercato del lavoro, riforma della politica, Grillo non ha più ragione d'essere in quella forma. Il movimento grillino resterà come un movimento di critica e di innovazione della politica, però questa cosa però così radicale, molto questa cosa così radicale per cui il Parlamento è un luogo schifoso, per cui tutti coloro che sono lì dentro è una cosa che finirà, perché riusciremo a dimostrare che siamo in grado di cambiare. Vediamo Lenzi fuori dal coro, no? Voglio dire, Grillo ha cominciato con vaffadei a tutti e con siete tutti morti, no? Quindi perché doveva cambiare il suo linguaggio? Il suo linguaggio è il linguaggio di uno che si pone come movimento antisistema e fuori dal sistema. Sta cercando di portarlo. Però adesso è nel sistema. Sta cercando in qualche modo, di portarlo dentro le istituzioni, perché c'è un grande complesso che sta vivendo Grillo, un grande momento critico. Cioè, da fuori, dal tutti morti a dentro, cosa li differenzia dagli altri oggi? Niente, perché è passato un anno. Loro sono in Parlamento e da movimento si sono fatti istituzione. Il timore che Grillo ha è che istituzionalizzando il suo movimento il consenso sparisce. Insomma, perché se io voto un candidato, un leader che manda tutti a fanculo e attraversa a nuoto lo stretto di Messina, certo non mi aspetto da lui che apra la porta dell'auto blu alla Boldrini o a un altro deputato maschio o femmina che sia. Sì, ma la domanda era alla fine DNA. È allora che ci stanno a fare in Parlamento, mi viene ma a dire, loro ci stanno, diciamo, perché si sono candidati con Grillo. Quelli che differenziano Grillo dai parlamentari fanno un errore, perché pensiamo veramente che il Movimento 5 Stelle possa sopravvivere un domani se Grillo decide di tornare a fare il comico e smette di fare politica? Io penso di sì. Chi lo rappresenta? Per esempio, De Romano dice è un movimento carismatico. Guardiamo la Lega come si è ridotta con la crisi della leadership di Bossi, cioè a tutti gli elementi del movimento politico carismatico. Il dramma di Grillo è che lui, secondo me, sta avendo la percezione del ridicolo. E non c'è niente di peggio in politica del ridicolo, perché dopo aver passato dal 2007 al 2012 a gridare in giro per l'Italia sono tutti morti, vaffanculo, ora stanno lì nelle commissioni, presentano l'emendamento, fanno la virgolina, il lavoro e questo da un punto di vista è di la democrazia. E qui c'è l'altro elemento, però farei attenzione. In Italia troppo spesso abbiamo fatto delle convenzioni ad escludendum verso movimenti politici. Farei attenzione a ghettizzare Grillo e i grillismi, nonostante tutti le loro eccezionalità, le loro violenze verbali o tutto quello che volete, perché ghettizzare è il primo passo per radicalizzare ancora, cioè sarebbe un gravissimo errore. Prendiamo, loro hanno fatto un'iniziativa di impeachment, no? Che tendeva pure ridicola, è chiaramente una cosa strumentale politica, è chiaramente ridicola. Però pensiamo che ghettizzando quell'iniziativa, diciamo, si rafforzano gli anticorpi della democrazia. Una grande democrazia è una democrazia che sa tenere dentro di sé anche i populismi di destra per normalizzarli, ma per normalizzarli non li deve ghettizzare, ci deve dialogare, è ovvio, no? Lo stesso Renzi ha detto che prima di parlare con Berlusconi aveva provato a parlare col Movimento 5 Stelle per la riforma elettorale. Questo si chiama realismo in politica. A me dà noia che questo è un paese che si innamora del politicamente corretto. Poi la frase sotto il video faceva schifo. Sì, faceva schifo. Ma non facciamo tutti le educande. Questo sono 5-6 anni che manda tutti a fanculo. Manda tutti a fanculo che pensavano che vi veniva a dire. E quindi dobbiamo questo punto. Sì, però forse c'è un salto di qualità. Ma non gridate al golpe. Ho detto questo, ma non gridate al golpe al movimento antidemocratico. Sono degli incivili. Questa è la Boldrini che diceva. Ma se blocca continuamente il lavoro delle commissioni parlamentari, dove si svolge il lavoro democratico e di definizione delle leggi, cosa devo dire? E poi, guarda, a proposito di ghettizzazione, io provo tutte le volte a coinvolgere i grillini. Qual è la loro... Ma non ne vogliono sapere, perché se loro... Ci fosse differenza ascoltandoti tra avere loro accanto... No, io ho loro accanto fisicamente. Parlandoci, dico... Io ci parlo, simpatici, vado a prendere il caffè. O sono in perfetta sintonia con loro. No, sono certo... Loro sono anche... Molti di loro sono anche un po', come dire, confusi, perché sono persone normali.
normali con cui va. Dopodiché poi ti dicono, quando prendono delle cose vomitevoli, ma non è solo questa cosa terribile che diceva la Bonaccorsi, ma anche quello che ti dicono mentre, quando c'è stato l'assalto alla presidenza, hanno detto delle cose su qualunque, siate dei corrotti, siate della, più le parolacce che non dico per buona educazione. Quello è il loro linguaggio, ed è, sono convinto, il linguaggio che gli viene trasmesso come se fossero... Il linguaggio dei populismi, però, ci ricordiamo il cambio della Lega. Vi ricordate Bossi che fa a Margherita Boniver, noi siamo armati di manico, diciamo, e fa il gesto dell'ombrello. Allora, i populismi usano questo linguaggio duro, violento, ma non siamo delle educande, però Bossi, inglobare quei movimenti è un merito, secondo me, certo, questo sto dicendo. Guarda, intanto devono essere disposti a farsi inglobare, perché per carità, poi non è che, ma noi ci stiamo dialogando. Io, secondo me, poi posso darti che mi sbagli, i 5 Stelle non hanno alcuna intenzione di essere non inglobati, ma di essere, come dire, costretti al gioco democratico, perché non lo accettano. Pertanto che quando, nel caso della ghigliottina, di quella che fu, in fondo si trattava di far valere, di far rispettare la volontà della Camera dei Deputati, che aveva già votato su, su quel provvedimento, che era un provvedimento deludente. Avevamo già votato, avevamo detto che comunque lo accettavamo. Non hanno accettato che ci fosse la maggioranza della Camera dei Deputati che esprimeva quel parere. E allora hanno un limite, in questo non dico che sono fascisti, però hanno un limite nella rappresentazione democratica, perché un movimento che blocca il Parlamento della Repubblica Italiana è un movimento che ha dei problemi con la democrazia. Ma perché lì c'è la loro ambiguità? Però, loro non sanno più se poi, stare fuori o stare dentro. Ed è Grillo che li richiama alla durezza. Allora, intanto abbiamo detto bloccano continuamente le commissioni, è la prima volta che bloccano le commissioni. Quando mai hanno bloccato i lavori delle commissioni? La commissione bilancio l'hanno bloccata durante i lavori della sì, ma insomma non hanno fatto bloccano nulla. Fisicamente con i blitz, insomma, entrando in caso, io invece vedo una enorme differenza, almeno per quello che riguarda la mia commissione, che è la lavoro, tra il lavoro che fanno nelle commissioni, dove non sono, come dire, attenzionati da Grillo o attenzionabili, e invece il comportamento che poi tengono in aula, perché evidentemente la regia dell'aula viene tenuta da fuori, contrariamente a quello che invece accade nelle commissioni. Sicuramente c'è un malcontento anche all'interno del movimento, perché ci sono persone con le quali si parla regolarmente, alcuni dei quali a me dissero un giorno, sai, dice, mi sono dovuto ricredere su tante cose, perché vedendo da fuori e ascoltando tutto quello che si sente in televisione pensavo che eravate tutti, non dico le parole che usano loro, brutti, sporchi e cattivi. Invece c'è gente che studia, lavora, si impegna sulle questioni. Però una cosa è certa, lì bisogna capire, e io purtroppo la penso come lui, se no, c'è la possibilità... No, nel senso che non vedo una prospettiva per questi ragazzi, perché io vedo già che c'è una divisione dentro il movimento tra coloro che non ci stanno a questo tipo di comportamento, perché non hanno evidentemente questa avversione così forte per le istituzioni, non sono così fortemente antidemocratici, e quelli che invece sono lì e si comportano un po' come dei piccoli leader che rispetto alle indicazioni che ricevono da Grillo poi tengono sotto scacco tutto il gruppo parlamentare, e purtroppo, siccome lì il movimento nasce su Grillo, è evidente che sarà difficile immaginare una qualche sorta di divisione o una sopravvivenza di una parte di questi. Allora, già poi torno con Lorenza Bonaccorsi e poi vi dico anche che cosa ha detto poco fa Staffan de Mistura, sempre a proposito dei nostri Marò. Allora, Staffan de Mistura, l'inviato italiano, insomma, per la vicenda Marò, poco fa ha detto: di fronte alle lungaggini della magistratura indiana, i due Marò devono tornare in Italia, dove attendere che venga istruito il processo e arrivi la sentenza. Insomma, questa è la richiesta italiana, dice de Mistura, l'abbiamo fatto capire in tutte le maniere. Questi ritardi, insomma, non sono più ammissibili, insomma, riportiamo, facciamo tornare i nostri fucilieri di Marina in Italia con garanzie, e poi gli indiani si prendano pure i loro tempi, ma intanto attendono in Italia la decisione della giustizia indiana. Questa, insomma, è un po' la sintesi. Allora, Lorenza Bonaccorsi, oggi nell'intervista a Repubblica, già citata, poi ci siamo occupati anche molto di altro, citato. Renzi, a proposito di Grillo, dice: per la prima volta Grillo rincorre, è in difficoltà, se la politica fa le cose che promette, lui si sgonfia come un palloncino. È il discorso che facevamo prima, molto, molto semplice, appunto, quello che raccontavamo, la cagnara è stata orchestrata, diciamo, a pennello, perché la questione, nel momento in cui
la politica riprende in mano le cose da fare effettivamente, a cominciare dalla legge elettorale, perché si possa dire quello che si vuole, e anche qui possiamo entrare nel merito quando vogliamo, ma l'accordo fatto rispetto alla legge elettorale e rispetto anche però a tutto il pacchetto di riforme istituzionali che sono state disegnate è un accordo importantissimo, quindi noi ricominciamo a fare le cose, facciamo le cose il prima possibile, velocemente, e rispetto a questo il Movimento 5 Stelle risponde con una cagnara in aula, con l'occupazione dei banchi del governo, con il salire in piedi sui banchi con gli striscioni, i cartelli e bloccando l'attività del Parlamento. Quindi queste sono le cose che dobbiamo mettere sul piatto, il fare le cose, l'attività, che la politica torna a fare quello che deve fare. E di là invece il continuo sfascismo. Allora, come risposta abbiamo visto che il Movimento 5 Stelle ha detto noi facciamo la nostra proposta di riforma elettorale, la mettiamo sul web, facciamo votare una serie di cose, hanno fatto questo referendum, di cui non sappiamo più nulla. Anche lì, discutiamone. Dove sono i contenuti su cui discutere? Questo è il tema. Sì, no, quello che mi viene da chiedere è che mi pare l'iter alla Camera della legge elettorale, mi pare entro il 20 febbraio dovrebbe esserci insomma la parola. Noi alla Camera in questi giorni abbiamo un concentrato di cose, devo dire, abbastanza pesante. Questo fa parte anche forse, mi richiamo un po' a quello che diceva la Polverini, di un forse anche il governo avrebbe dovuto provare a dipanare meglio i provvedimenti. È stato richiamato peraltro, insomma, il governo, esatto, no, io infatti sono d'accordo con quell'azione, perché si stanno accavallando delle scadenze assolutamente improrogabili, ma in questo modo non riusciamo neanche a discutere bene in merito dei provvedimenti. Quindi da questo punto di vista il governo deve mettere la Camera in condizione di discutere e di affrontare i provvedimenti e di analizzarli in maniera verticale e precisa, questo assolutamente. E quindi necessariamente si è dovuto fare uno spostamento di qualche giorno della discussione della riforma elettorale. Dobbiamo affrontare prima la Destinazione Italia. Sì. Dobbiamo affrontare prima, c'è un altro provvedimento che oggi cominciamo a discutere, che è quello del rispetto alle carceri, mi pare. Sì, certo. E subito dopo ricominciamo, perché Destinazione Italia scade, anche questo ha una scadenza breve, quindi dobbiamo poi affrontare prima del 20, adesso non mi ricordo il calendario a memoria, ma ricominciamo, ritorna in aula la riforma elettorale. La speranza è che si cominci anche, come dire, a parlare di qualcosa che non è la riforma elettorale, cosa che io sostengo, è urgentissimo fare la riforma elettorale, però è da un mese che le Camere giustamente si occupano di legge elettorale, ma il governo sembra un po' sparito. Ora l'abbiamo anche detto in questi giorni noi di Scelta Civica, cioè è fondamentale che Letta riprenda un po' il timone della situazione, diversamente si avrebbe la sensazione di un governo un po', come dire, quantomeno appannato. È da molto tempo che il governo ha cambiato maggioranza, che i voti sono diversi, soprattutto ci aspettiamo, come diciamo da mesi, un nuovo contratto di coalizione. Bisogna sapere quale programma ha questo governo, al di là dei decreti. Mi pare che sia questo patto di coalizione sta cominciando a diventare un problema, e lo dico anche alla collega oltre che amica del Partito Democratico, cioè il PD deve decidere cosa fare per il governo. Però Renzi mi pare ce l'ha chiarissimo, prima vediamo l'iter della legge elettorale, di coalizione. Come dire, noi comunque il giovedì abbiamo la direzione in cui discuteremo anche di titolo quinto. L'urgenza della legge elettorale non è un'urgenza, come dire, che è soltanto del PD, è un'urgenza del Paese, Scelta Civica l'ha detto per prima. Perfetto, l'abbiamo arrivata in aula ed è un grande risultato. Tuttavia gli italiani vogliono sapere anche qualcosa di diverso dalla legge elettorale, riforma del mercato del lavoro, riduzione della pressione fiscale, tutte cose urgentissime di cui il governo si deve occupare. Allora, rispetto al PD, il PD non è un partito qualunque, è il principale partito rappresentato in Parlamento, esprime il Presidente del Consiglio, esprime molti ministri. Mi permetto di dire che non può avere un atteggiamento per cui noi la partita del governo ci interessa fino a un certo punto, ci interessano soltanto le questioni della legge elettorale. Credo che sia anche interesse di Renzi assumersi una responsabilità
politica diretta. Non vuol dire, me lo faccio dire subito, non vuol dire che Renzi deve avere un ruolo al governo, però il PD... Ma voi dire... sareste per un governo Renzi? Noi siamo per un governo Letta, noi siamo per un governo Letta che funzioni meglio, quindi che cambi programma, che cambi squadra, quindi non, lo diciamo anche apertamente, siccome qui facciamo tutti superiori, no, a noi rimpastrano interesse, il governo... Sì. Noi invece vogliamo che il governo governi bene e rapidamente, eccetera, cosa che non sta succedendo, perché c'è un po' un gioco delle parti, Letta aspetta di vedere cosa fa Renzi, Renzi aspetta di vedere cosa fa lei. Nel frattempo non si fanno le cose. Allora, quanto siamo? All'inizio di febbraio? È dall'inizio di gennaio che abbiamo avviato. Io ho incontrato insieme a Stefania Giannini, a Susta, Enrico Letta, mi pare 3 settimane fa, ed era l'inizio di un percorso che avrebbe dovuto portare a... Poi non si è visto più niente. Diciamo però... che Letta poi voleva accelerare su questo patto di coalizione, eccetera, rimpasto, siccome però... Noi arriveremo in aula, arriveremo probabilmente alla Camera a fare i primi... ad approvare la legge elettorale alla fine di febbraio. Ma cosa facciamo? Aspettiamo la fine di febbraio... per sapere come il governo intende rilanciare. Che succede? Quello vorrei sapere anch'io. Io voglio dire, le nostre richieste a Letta le abbiamo dette e ripetute. Sì. Rilancio su fisco, rilancio sul lavoro, rilancio su economia. Ci aspettiamo che Enrico Letta batta un colpo. Renzi frena e dice, io finché non vedo come va a finire si incontrassero, si vedessero, facessero un... Il punto secondo me, Pancani, è che Renzi non si fida. Cioè l'insistenza... Non si fida di chi? Non si fida dei compagni di viaggio che ha, si fida solo di se stesso. Lui ha messo in campo un accordo con Berlusconi che per adesso tiene. E si fida di Berlusconi o no? Per adesso si fida. C'ha i piccoli partiti, Alfano e questi che scalpitano. E lui finché non ha incassato la riforma elettorale non si fida. Cioè far per Renzi un rimpasto e mettere dei suoi prima di aver approvato agli occhi degli italiani la riforma elettorale, cioè aver ottenuto, diciamolo, senza enfasi, un risultato storico. Sì. Perché questo paese parla di riforma elettorale dai tempi dei referendum dei primi anni 90 e non siamo mai stati capaci di farne una decente. Ma quello che ti chiedo allora, seguendo il tuo discorso, diciamo, nel momento in cui dovesse incassare, quindi ci fosse il successo di questa legge elettorale, diciamo la prima approvazione intanto alla Camera. Riforme istituzionali. Sì, no, ma il discorso poi nei confronti di Letta e del governo cambierebbe l'atteggiamento di Renzi? Tanto per adesso il ragionamento di Renzi mi sembra palissiano. Un governo c'è. Ho capito. Letta c'è, ha una maggioranza. I ministri si dimettono una alla settimana. Ma non si è dimessa la decisione. Io quello che ottengo il governo, mi augurerei che questo governo lavorasse però un po' Renzi meglio, è abbastanza sveglio, credo, mi sembra di vederlo diciamo abbastanza sveglio, si può amare o essere contro, da non farsi incastrare in un meccanismo per cui lui fa il rimpasto e la riforma elettorale è da avvenire. Perché quello è chiaro che lo incastrerebbe. Quante volte, pensiamo alla bicamerale di D'Alema, cioè il più grande tentativo di riforma organica di questo paese, e non partiva, diciamolo a onore del vero anche per D'Alema, solo dall'aspetto principale della riforma elettorale, ma era una riforma di sistema, fu il tentativo della bicamerale, no? Com'è finito? Cioè dai tempi della commissione Bozzi, anni 80, che cerchiamo di darci delle riforme. Allora le due velocità, cioè la diarchia... serve a Renzi, cioè Letta al governo e io che mi occupo delle riforme, a incassare le riforme e a non cadere in qualche tombino di cui la politica romana è espertissima. Sì, ma io quello che voglio lo chiedo diciamo indiscriminatamente, magari anche alla Volverini tanto che è critica breve, da morire col governo, sono usciti, ma per esempio anche Prodi citato in un'intervista dice a Letta devi fare una sortita a effetto, no? Cioè non pensare sempre, ieri forse come è esagerato, dire, forse è finita la crisi. No, però adesso al di là delle dichiarazioni, è finita. Cosa vuol dire? Cioè la ripartenza di Letta necessariamente deve passare per Renzi e prima che Renzi Letta diciamo dica qualcosa ha perso non può fare nulla o no? Come si dice, nel senso che quando è cambiata la sua maggioranza, ma soprattutto quando si sono spaccati i partiti che lo sostenevano e è cambiato il segretario del Partito Democratico, doveva essere lui a chiedere non soltanto un nuovo governo, un Letta bis, ma un nuovo programma sul quale tutte le forze, a cominciare da Renzi, si impegnassero. È evidente che Renzi oggi ha incassato un accordo che qualcuno ha definito storico per la legge elettorale e ha quello come obiettivo e continua a dire agli italiani che non è solo quello, c'è anche il titolo quinto, c'è anche l'abolizione del Senato. Però io temo che Renzi, che è così sveglio come anche stamattina è stato definito, non possa andare avanti troppo tempo dicendo agli italiani che la legge elettorale è una priorità e all'interno di questo accordo c'è dell'altro. Deve anche dire agli italiani quando e come questo paese si rimette in moto, quando e come pagheranno meno tasse, quando e come le aziende che ci stanno abbandonando in qualche modo saranno fermate, quando e come alle imprese sarà ridato nuovo ossigeno per una ripartenza.
Se Renzi pensa di portare il Paese ancora avanti per un mese, semplicemente parlando della legge elettorale, io temo che invece in qualche modo il grillismo potrà continuare a fare proseliti, perché è indubbio questo. Ieri, mentre il Presidente del Consiglio era all'estero, come dice Grillo, sta sempre all'estero e non sta in Italia a risolvere i problemi, però, cioè, c'era il Presidente di... l'Italia in qualche modo forse ha avuto un buon input, no, da questo viaggio all'estero. Quella era una cosa che c'era, peraltro io mi ero permessa di dire al Ministro dei Trasporti che per l'Italia una compagnia, ovviamente degli Emirati, era meglio addirittura di Air France. Perché? Sì. Perché comunque diventavamo diventavamo la base logistica. Beh, 5 anni fa erano altre condizioni e c'erano altre cose. Quindi da questo punto di vista va bene. Però voglio dire, mentre lui faceva quello, c'era il presidente di Confindustria che sostanzialmente diceva: o vi date una sveglia o andiamo a votare. Sì, allora, ha licenziato il governo praticamente. È chiaro che a questo punto non basta la legge elettorale. Renzi si deve sedere con Letta, devono rifare una squadra di governo. Dico io e lo ripeto dall'inizio, si deve in senso buono sporcare le mani, perché non può rimanere tutti i giorni... Ma non ci pensa proprio, come lei ho capito, sa, no? Però io credo che a questo punto... Ieri in qualche modo lo ha detto anche Alfano, lo debba chiedere con forza Letta, perché poi alla fine, anche quando Prodi dice datti una smossa, ma come fa Letta a darsi una smossa se ha tutti i giorni il segretario del suo partito che in qualche modo gli dice che ha portato a casa solo fallimenti, che quello non va bene, l'altro non va bene. Quindi temo che si debba passare necessariamente per un Letta bis o comunque... Sentiamo la risposta. Renzi. Renzi ha ben presente che da marzo si blocca tutto perché c'è la campagna per le elezioni europee. E dopo ognuno corre per sé col proporzionale. Quindi possono saltare anche delle intese su dichiarazioni, diciamo, che vanno troppo avanti. Poi si scalderà molto il clima. Quindi lui chiude entro fine febbraio, primi di marzo, è per quello che insiste su quello. Il problema è che non capisco come farà a continuare nel rapporto con gli italiani. È chiaro che lui era... Ma adesso guardate, Grillo non parla della legge elettorale perché lui l'aveva detto, andava meglio il Porcellum rispetto a questa legge, a lui va benissimo. Ora il problema è capire se Renzi riesce a tenere il rapporto con gli italiani semplicemente parlando per un mese di legge elettorale. Voglio aggiungere la risposta di Renzi stamattina, quindi insomma, a Claudio Tito di Repubblica, la domanda è: lei dice che va salvata l'Italia, ma ci dovrebbe pensare anche il governo. E Renzi risponde: tocca al Presidente del Consiglio decidere cosa fare. Se pensa che questo governo vada bene, ok. Se pensa che non vada, dica cosa vuol cambiare e quali ministri vuol sostituire. Ma non si usi l'alibi del PD per evocare un rimpasto per mettere dei renziani. Questo schema mi inorridisce. Io sono il segretario del PD e non dei renziani. Non voglio partecipare a vecchie liturgie da Prima Repubblica. Faccia lui, non sarò mai un vetero cencelliano. Ho capito, però... Ma esattamente questo, cioè il fatto che si debba aprire al governo a ministri cosiddetti renziani del PD, lo continuano a dire partiti che non sono il PD, è un po' una roba che non sta in cielo, è un po' una cosa strana, adesso sinceramente, scusate. Ma lui l'avessero giustamente predetto. Ma c'è il ministro dell'agricoltura. Nel senso che tutti ci continuano a dire, ma ci vuole un Letta bis con dei ministri renziani, cioè mi pare che in questi giorni ne piene le pagine dei giornali. Fa un po' sorridere questa cosa, no? Che ti vengono suggerite da altri cosa deve fare il PD. Allora, credo che il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sappia benissimo cosa fare. Ci si è impegnati su una serie di questioni fondamentali. La prima è la legge elettorale e le riforme istituzionali. In un mese quelle vanno portate a casa. Sì. Nel frattempo, non è che parliamo solo di legge elettorale, noi abbiamo cominciato a parlare di Jobs Act, fondamentale. Siamo un partito serio e discutiamo in una direzione di 100 persone che viene riunita giovedì prossimo, il prossimo ancora, eccetera. Quindi continuiamo a discutere di uno strumento fondamentale, importante, sul quale appunto va condiviso tra tutti i parlamentari, anche all'interno del nostro gruppo, eccetera, eccetera. Quindi quello è un altro tema. Abbiamo posto sul tappeto
una serie di questioni di riforma dei costi della politica, di interventi. Che in tutto questo, quindi, il governo è in attesa delle deliberazioni del Partito Democratico, che ha un nuovo segretario, il governo è assolutamente in campo nel fare le cose che deve fare. Perfetto. Come stavamo dicendo prima, abbiamo la Camera intasata di provvedimenti, il governo deve fare dei provvedimenti che abbiano un senso, che funzionino, se no c'è una contraddizione in termini. Diciamo che abbiamo una Camera intasata di provvedimenti e il governo che sta alla finestra a guardare. Non è così. Se intasata vuol dire che il governo sta facendo delle cose. Il governo sta facendo delle cose, bisogna probabilmente finalizzare meglio queste cose. Ci sono dei provvedimenti, quello IMU Banca Italia, che discussi da tutti quanti, a cui è stato addirittura posto il voto di fiducia, ricordo. Quindi, insomma, il governo sta facendo. Renzi dice giustamente che il governo faccia le cose che servono effettivamente per fare le cose, e noi in Parlamento portiamo a casa la legge elettorale il prima possibile e ci occupiamo di tutte le altre cose. Dopodiché siamo d'accordo. Lei questo lo rivendica, dice il governo sta facendo un sacco di cose, poi c'è questo ingorgo parlamentare. Torniamo sempre, nella logica in cui si parla solo di rimpasto, no? Delle figurine dei ministri, ce l'ho questo, me manca, ce l'ho. Non dimentichiamo, metto un altro elemento, che anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, tiene molto a che sia approvata la legge. Ma nessuno non vuole che... Quindi allora, secondo voi, sarebbe possibile un'insistenza di Renzi, una forzatura in questo senso, se non ci fosse anche una sintonia con il Colle? Però ci sono gli altri problemi. Gli altri problemi c'è il governo Letta. Siamo tutti d'accordo nel dire che il governo Letta è un governo che deve essere rilanciato, mi pare, no? Abbiamo una nuova maggioranza, abbiamo molti ministri che si sono dimessi. Andrà rilanciato? No, a me non pare, mi rivolgo a Lorenzo, che possa essere l'opinione comune che questo governo è un governo splendido. Di un'ottima salute. Lo dice a me, allora, secondo me questo governo sta facendo poco, è nato su un equivoco. Berlusconi non è più un governo di larghe intese. Credo che sia un interesse degli italiani che questo governo riparta bene, quindi... Mi permetto di dire, il PD non se ne può fino in fondo lavare le mani. Io non ho mai detto che ci vogliono i ministri renziani, sono di un altro partito, però il principale partito della maggioranza e del Parlamento non può lavarsi le mani rispetto a quello che deve fare il governo. Dovrebbe dire, a mio parere, pur mantenendo l'accento sulla legge elettorale, dire allora il governo deve fare A, B, C e D, così fanno i partiti normali, dappertutto nel mondo. Deve essere rilanciato, deve fare queste cose, perché dire, guarda, è una faccenda che non riguarda solo Letta come va il governo, riguarda tutti noi che siamo in Parlamento, e Letta stesso lo sa. Quindi io penso, tra l'altro, che Renzi, che lo dico anche con una certa simpatia verso di lui, che ho da tanti anni, sia interesse suo costruire un progetto per l'innovazione del paese. Lui adesso ha scardinato la sinistra tradizionale e conservatrice, ha fatto benissimo. Ora deve diventare un leader credibile per il paese. Un leader credibile per il paese è anche un leader che si occupa del governo. Ma non per fare il rimpasto, per mettere le figurine, ma per dire al governo cosa il governo dovrebbe fare. Una cosa che avviene dappertutto. Ma lui prima ha bisogno di dare governabilità sicura a questo paese. Berlusconi ha vinto un sacco di volte, abbiamo visto come è finito per dissensi interni alla sua maggioranza, lo stesso Prodi, cioè di dare una fisionomia europea, visto che si parla molto di Europa, a questo paese, un bipolarismo chiaro, che serve anche a fare le cose. Poi io credo che in un governo dovrebbe essere il premier a dare l'agenda, no? Io non mi ricordo di Tony Blair che aspettava che il leader del Partito Laburista gli dicesse punto 1, punto 2, punto 3. E allora questo è il punto, la diarchia a Renzi va bene fino alla riforma elettorale, torniamo al punto di prima. Dopodiché si rimpasta. Dopodiché si rimpasta. Il Consiglio con una maggioranza nomina. C'era un sistema elettorale chiaro. Questo d'accordo. Se uno qui si torna sempre al punto di partenza, secondo me. Del partito diventa si torna sempre sono sicuro che accadrà. Però allora, scusami, allora diciamo una cosa. Diciamo che dobbiamo... Chiamo a Boldrini. Sei sicuro che accadrà? Hai ragione. Posso dire che sei ottimista. Quante volte si è approvato? Stiamo incartando su che cosa? Cioè, nel senso che Renzi vuole andare a votare e non ha nessuna convenienza, non ha nessuna convenienza a mischiarsi con un governo, come diceva il dottor Lenzi, è nato da un quadro politico che non esiste più, perché il fondatore di quel governo è decaduto dal Parlamento. Ma insomma, Letta, o crediamo a quello che dice Renzi o non ci Letta crediamo. Nel frattempo vuole andare a votare, allora lui lo smentisce. Lui ci ha provato con la legge elettorale, si è approvato con la legge elettorale, cioè il grande accordo con Berlusconi è l'all-in nel poker. Lui ha detto vuole abolire il Senato, quindi non cose che perché si deve coprire, diciamo, quello è il lato grillino, il lato anticasta, insomma, la riduzione dei costi, l'efficienza del Parlamento ed anche
va bene anche a Berlusconi. Lui ci ha provato con la legge elettorale, quando, e la buona Corsi lo saprà, quando lui ha iniziato, ha presentato le tre famose proposte, poi ha detto di voler incontrare Berlusconi, prima si è incontrato con Verdini e l'ha fatto, lui ha cercato l'incidente, ma l'incidente non c'è stato, perché Letta è un muro di gomma, cioè Letta sta lì con un ministro. Ma questo povero Letta che deve fare? Adesso fatemi difendere il Presidente del Consiglio, che deve fare? Letta, cioè, deve prendere atto. Scusa, che... Deve prendere atto e fare cosa? Dire arrivederci e grazie? No, non lo so. Non ho capito il ragionamento tuo. Ha cercato l'incidente con chi? Con ha cercato Letta o con Berlusconi? No, no, ha cercato Letta. L'incidente con Letta, con l'incidente tra Letta e Alfano, e ha creato una legge elettorale che presenta il contrario di tutto quello che rappresenta questo governo pieno di partitini, dove so Mauro che rappresenta se stesso, però, è ministro. Non è esattamente così. Comunque, Renzi ha cercato l'incidente. No, dopodiché Letta gli ha detto... Letta gli ha detto facciamo un patto, l'agenda, il patto di coalizione, adesso semplicemente Renzi vuole aspettare che vada in porto la legge elettorale perché non si fida e Letta aspetta, poi ci sarà un impegno di Renzi. Allora ti chiedo, quando Prodi dice ci vorrebbe una sortita d'effetto, c'è chi dice un colpo d'ali, che cosa deve fare allora? In attesa che Renzi decida la linea del Partito Democratico sugli altri temi che non sono la legge elettorale e le riforme, che cosa dovrebbe fare secondo te? Hai mai visto Prodi dare un colpo d'ali? No, lasciamo stare da chi arriva il consiglio, superiamolo. Ha detto con molta cautela, ha parlato di una sortita. No. Allora, cioè, che dovrebbe fare? Dovrebbe, deve proporre un Letta bis, cioè deve obbligare Renzi a sostenere questo governo, fare un rimpasto, richiedere la fiducia. E vedere proprio un passaggio parlamentare di questo tipo, quindi. Certo. Non c'è un'altra strada. Cioè, lui deve riprendere energia, non c'è riuscito quando è uscito Berlusconi dal Parlamento e ha avuto una nuova maggioranza, e sono passati ormai 3 mesi, e adesso sta così agonizzante. Sì, questo però non è un grande colpo d'ala, sì, cioè è una cosa molto forte istituzionalmente, cambierà dei ministri, presenterà una squadra rinnovata, però se si dimette, non è questo, se si dimette si riparte. No, non è proprio. Se rischia, ma se si dimette si riparte sulla base di quale programma? Capisci che se lui si dimette non c'è la riforma elettorale. È l'ira di Dio. Questo spiega il ragionamento lapalissiano di Renzi e secondo me per adesso anche di Berlusconi finché i due convergono. Cioè, riconsegni il paese in mano a quei piccoli partitini che un giorno stanno lì, un giorno si spostano di là, e quella è la palude, ragazzi. Ma il colpo d'ala non è lì, non perde Renzi o Berlusconi, lì secondo me perdono gli italiani, perché quando noi chiediamo che il governo deve fare le cose, un governo scelto dagli italiani con le elezioni fa le cose se ha una maggioranza stabile. Questo a me è chiaro, non ha mai appassionato la politica delle dietrologie, lo dico francamente. Questa roba per cui si è cercato l'incidente, cioè, mi dispiace dirlo, ma non credo che sia così e non è nell'essere di Renzi e nella concezione che Renzi ha della politica. Come ma si diceva prima, è uno sveglio, è uno che se si mette in testa di fare una cosa... Giustamente vuole portare lui vuole andare a Palazzo Chigi, se uno nella vita vuole fare una cosa, un samaritano è uno determinato che pensa che quella sia una cosa giusta e va avanti sulla sua strada. Questo serve all'Italia. Questo serve all'Italia oggi. Forse dobbiamo uscire un po' dalle dietrologie perenni di questa roba che non serve a niente, annoiano tutti e non portano a nulla. Tant'è che sono quanti anni che aspettiamo una legge elettorale, una riforma del mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Comunque, e siamo questa in questa legge condizione. Elettorale che tutti stiamo acclamando, e anche dai suoi stessi genitori, cioè Renzi e Berlusconi, dicono che la legge elettorale non perfetta. Perché è una legge elettorale che esclude la palude, però escluderà tanta rappresentanza di tanti milioni di italiani. Ma la stiamo migliorando. Vabbè, allora sono contento che anche Scelta Civica. Andiamo alla pubblicità. Devo chiedere a Romano perché Scelta Civica guarda al centro-sinistra come da intervista oggi sul Messaggero. E con la Polverini voglio sapere un pochino di Casini, di future alleanze. Vabbè, dopo, fra un po'. Benissimo. Allora, Andrea Romano, Scelta Civica adesso guarda al centro-sinistra nell'intervista di questa mattina al Messaggero. Sì. Che vuol dire? È un commento alle ultime uscite di Casini, ammesso che ci sia interesse per l'ennesima giravolta di Casini, però diciamo c'è interesse.
Casini che, diciamo, lo vuole tornare, che torna, col centrodestra, no? Io penso che da quella parte lì, come dire, si sia già visto tutto, no? Si sta ricostituendo un po' lo scenario che c'era nel 94, Berlusconi capo del centrodestra, e la prova del fatto che finché c'è Berlusconi in campo al centrodestra non c'è nessuna alternativa, c'è il berlusconismo, con intorno la Lega, ora cioè Casini. I sogni di Alfano di creare il nuovo centrodestra, no, sono Alfano, vani. Alfano o chi per lui ha detto già che arriverà ad una nuova alleanza con Forza Italia. Ma vuole le primarie, ha detto quello, poi sentiamo la politica, solo cosa. Con primarie. Io non lo condanno, per carità, però è un dato di fatto, nel centrodestra c'è questo. Io dico che nel centrosinistra ci potrebbe essere una novità. Renzi ha certamente svolto una funzione, a mio parere, molto importante e coraggiosa nello scardinare il conservatorismo di sinistra. Oggi deve dimostrare di essere un leader che vuole cambiare il paese, creando un grande fronte per il cambiamento. Questo deve fare, perché se la cosa rimanesse PD più SEL, davvero sarebbe la solita minestra riscaldata. Noi di Scelta Civica non saremo disponibili a sostenere alcuna forma di nuovo conservatorismo di sinistra, però certamente lì sta succedendo qualcosa. Succede qualcosa di importante che può diventare un progetto per l'innovazione del paese. Noi non siamo mai voluti essere Scelta Civica, il classico partitino centrista che fa la politica ai due forni, oggi stiamo con voi, domani stiamo. Non siamo né interessati a rimpasti, né a posti, né a una strategia di sopravvivenza. Esprimiamo un pezzo di opinione pubblica che ha voluto innovarla la politica, vogliamo cambiare il mercato del lavoro, riforma della tassazione, eccetera, eccetera. Se a sinistra emerge un progetto per il cambiamento convincente, noi potremmo essere quelli che vi danno un contributo che non c'è al momento, un soggetto liberale, innovatore e radicalmente riformista, non moderato. Questo è chiaro che si va verso uno scenario bipolarista, io non lo considero affatto un male, non credo, pur essendo rappresentante di un partito che non è un grande partito, credo che il bipolarismo sia una cosa buona, certamente va migliorato, questa legge elettorale ha una buona base di partenza e può diventare ancora migliore, però non sono interessato a uno scenario di proporzionalismo in cui sopravvivono soggetti politici solo che sono interessati al loro cortile. In questo senso non dico che oggi noi siamo schierati con il centro-sinistra, ma sì, che potremmo lavorare per il futuro, per le prossime elezioni politiche, per un soggetto che sia un soggetto dell'innovazione. Poi alle europee noi saremo presenti come Scelta Civica, insieme ad altri soggetti, movimenti civici e liberali, come avviene in tutta Europa. In Europa ci sarà un confronto tra il PSE, il socialismo tradizionale, il PPE, che in Italia è Berlusconi, ma l'altra grande famiglia europea, quella dei liberaldemocratici, che sono i più europeisti. In Italia, tra l'altro, ci avviamo ad una campagna elettorale in cui gli anti-europeismi saranno numerosissimi. Scelta Civica sarà l'unico soggetto radicalmente europeista, perché certamente l'Europa la dobbiamo cambiare, ma la dobbiamo anche difendere, perché fuori dall'Europa per l'Italia non c'è nessun futuro. Però avete perso pezzi nel frattempo, diciamo. sono usciti alcuni, però per parlare di quei pezzi, sono anche pezzi, parliamo di parlamentari che, come Dell'Ai, come Olivero, che avevano creduto, secondo me sbagliando, che ci potesse essere un modo di essere diversamente berlusconiani. Poi non è, loro non sono berlusconiani, sono gente che viene dalla sinistra, Dell'Ai, Olivero, Dell'Ai è stato l'inventore della Margherita. Era un'illusione, secondo me, e loro certamente ora che si rendono conto che seguendo Mario Mauro, seguendo Casini, si ritroveranno accanto a Berlusconi, perché questo è il risultato. Io sono convinto che torneranno, e Scelta Civica ha le porte non aperte, ma di più, per tutti coloro che vogliono tornare nel partito in cui sono stati eletti, perché dobbiamo ricordarlo, sono tutti parlamentari eletti con Scelta Civica. Quindi dal nostro punto di vista non c'è nessun problema, si va verso uno scenario bipolare, e quelli che stanno a destra con Casini saranno con Silvio Berlusconi. Nata Polverini, oggi la Santanchè in un'intervista alla stampa ha detto: Casini sopravvalutato è solo un bluff, e tra due mesi troveremo Alfano e Giardinetti insieme a Fini. Vabbè, ma questo insomma è un altro discorso. Ma però poi vedendo al futuro la coalizione la dovete fare necessariamente con Berlusconi, ha detto no, puntiamo a superare la soglia del 37%, ma vi serve Casini, vi serve Alfano, vi serve tutto questo, o siete autosufficienti? Ma guardi, intanto è stato già detto, questa è una legge elettorale appunto che richiede il 37% per governare. Penso che chi fa politica non si deve vergognare di tentare di raggiungere quell'obiettivo, o con un proprio partito o comunque con partiti affini in termini di storia, di politica, eccetera. Quindi anche la scelta di Casini probabilmente va in questa direzione. Devo dire una cosa su Casini. Al di là di tutto quello che si può dire, ieri ho visto che è stato l'altro ieri attaccato fortemente, ed anche comprensibile in particolare da Scelta Civica, però ha fatto un'intervista onesta, perché riconosce comunque un errore, da questo punto di vista gli va riconosciuta l'onestà, con la quale dice: ho provato a mettere in campo un terzo polo. Il terzo polo oggi lo rappresenta Grillo, se devo scegliere è chiaro
che le mie idee e aggiungo io, i suoi elettori guardano con maggiore attenzione al centrodestra. Lo dico perché ho avuto una coalizione comunque con l'UDC di Casini all'interno e devo dire che gli elettori dell'UDC hanno storicamente sempre guardato con maggiore attenzione alle politiche di centrodestra e comunque non possono riconoscersi, in particolare su alcuni temi, con una sinistra che ha posizioni chiaramente molto diverse dalle loro. Quindi da questo punto di vista penso che c'è però un momento che poi chiarirà le questioni, che sono le europee, perché è indubbio che sia l'NCD che Alfano che il partito di Casini, a meno che non intendono andare insieme, perché questo potrebbe essere un altro scenario, sì, dimostrerà quanto vale. E allora io penso che lì poi, cioè, si la conta vera è alle europee per tutti, forza, insomma, perché nessuno dei due al momento ha un valore elettorale, perché Casini appunto è stato eletto nelle liste di Monti e di Scelta Civica, Alfano è inutile che lo ricordo, PDL, era, no? Il segretario del PDL, sì. Quindi però la prova elettorale sarà quella. Quindi niente sarà più come prima dopo le europee, mi verrebbe da dire, se si faranno solo le europee. Sicuramente insomma, avremo la coscienza e la conoscenza di quanto elettoralmente questi partiti valgono, non lo decideremo noi, lo decideranno gli elettori. Ma Alfano che vuole le primarie, dice no, ma Alfano devo dire che già ha avuto un'avventura triste dal suo punto di vista con le primarie, lo ricordiamo tutti, finché c'è Berlusconi non c'è possibilità di mettere in campo uno strumento come le primarie, dopo sicuramente ne discuteremo. In campo Berlusconi, però Berlusconi fra un po' avrà problemi, no? Se gli daranno intanto aspettiamo, cerchiamo di vedere, dopodiché no. Come ci ricordava stamattina Renzi, magari si vota nel 2018. Ah, quindi lei dice vediamo l'orizzonte lungo. Diciamo che dal punto di vista di Casini ci annuncia una liberazione, no? Cioè, non ci romperanno più gli zibedei con la forza di 100. Sì, è un paese da quando c'è stata la democrazia. Però Renzi, come dire, facciamo un terzo polo di centro, ci hanno provato in 3.000. Però questo è anche un processo di... L'unico che lo poteva fare era il leader referendario degli anni 90, ma lo fece contro Berlusconi e Pezzi. Di lì in avanti ci sono state delle repliche. Monti ha fatto questa tentativa. No, Monti non ha fatto questa tentativa di fare un soggetto di centro. No, era di centro-sinistra Monti. No, non era questo. Non era questo. Diciamo, in salire in politica non era, mi sembrava questo. Centrale. No, era centrale, ma non era centrista. Non era centrista. I suoi compagni di strada avevano le vocazioni centriste. È stato un errore imbarcarsi l'UDC, un errore che abbiamo pagato molto caro. Finalmente ci liberiamo da questa maledizione. Una vittoria di Renzi. E io lo stavo dicendo, però adesso lo dice la Paola Corsi, giustamente. No, perché noi abbiamo detto che vogliamo una legge elettorale in cui la sera si sappia chi vince riesce a governare, governi per 5 anni, poi se ha governato bene, bravi, se ha governato male, a casa. Quindi senza per sfuggire anche al ricatto dei partitini, partitelli, eccetera, eccetera, che sono stati spesso e volentieri causa, no? di crisi di governo e quindi anche... Ma non prendetevela sempre con i partiti, sembra che volete fare con i grossi. No. Qui c'è un partito non grande che sta dicendo che è una buona legge elettorale. Dobbiamo dare al nostro paese una legge elettorale che ci consenta di governare, di governare bene e di avere stabilità, perché questa è una cosa importante. Quindi questa ovviamente mossa, uscita, chiamiamola come vogliamo, di Casini mi pare vada esattamente in questa direzione, nella dare due poli fondamentalmente al sistema italiano e riuscire a governare. Certo, l'UDC dovrà cambiare nome, perché Unione di Centro... Non credo, sarà... Vabbè, questo poi... Se il centro scopre... Una battuta, io non ho più neanche grandi certezze, Renata, rispetto a gli elettori dell'UDC sono di centrodestra. Credo che oggi dovremmo provare a guardare gli occhi tutto questo in maniera un po' diversa. Credo che insomma gli elettori premiano chi fa le cose, per il paese e che vadano oltre, diciamo, questi steccati per cui gli elettori dell'UDC, una parte, insomma, che guarda con più attenzione. Assolutamente, sì, posso chiudere proprio con una domanda, due battute fulminanti. Il nostro elettorato è talmente volatile che dobbiamo si debba andare effettivamente a vedere chi fa le cose, insomma. Voglio sapere da te non so che volevi dire, però ti porto chiedi. No, nel senso, la legge elettorale alla Camera, diciamo, passa abbastanza
abbastanza tranquillamente o no? Sì, dobbiamo aspettare i pochissimi franchi tiratori, pochissime opposizioni, 23 quindi non c'è da... Ormai sono tutti d'accordo. Lenzi? Anche secondo me passa... 23, lei li ha contati 23, molto bene, diceva, quindi 33. Vuol dire che... Poi bisogna vedere che succede al Senato, no? E al Senato che succede? Lì i numeri sono diversi. Ma ce la fa anche lì. Anche perché penso che lì, diciamo, l'asse Renzi-Napolitano... L'asse Napolitano-Letta non ha prodotto grandi... Posso nominare la battuta del giorno? Sono le 9.37 del 3 febbraio 2014. Renzi dice che il governo durerà fino al 2018. Vi invito tutti qui, anzi, se non saremo rottamati prima, ci vediamo nel 2018. Grazie a tutti. Buon lunedì, ci vediamo domani mattina con Omnibus.